Cara, vuoi comprare un'altra villa a Dubai? Ah, un'altra villa a Dubai. Sono già stanca di andare lì. Compriamo una villa alle Maldive. Maldive! Se vuoi comprare alle Maldive, compriamo alle Maldive! Bene. Mi pulisco le occhiali, per favore. Certo, signora. A lei? Fatto. Grazie. Buongiorno, gente! Che caldo che fa oggi! Non dirlo a me, è ora di fare una nuotata mattutina! È così che si inizia la giornata! Di cosa stai parlando, Dimon? Guarda com'è sporca l'acqua! Andiamo! L'acqua è solo acqua! Perché dici così? Stai scherzando! Vuoi che nuotiamo qui? Dai, rilassati! Che problema c'è? Guarda, è l'acqua! Cavolo, Dimon, guarda come vivono i nostri vicini! E guarda come viviamo noi qui! Vicini? Quali vicini? Fammi vedere! Oh, sono molto ricchi! Aspetta! Lo conosco! Odizio, vieni qui, vieni qui! Lo conosci? Come faccio a conoscere quel riccone? Sì, eri molto piccolo, ma quello è il nostro fratello scomparso! Di certo non ti ricordi di lui, io stesso lo ricordo a malapena! E chi è quella donna accanto a lui? Credo proprio che sia sua moglie! Cavolo, cavolo, quanto è fortunato! Come sono fortunati nella vita! Non è affatto fortunato, è solo un ricco avido! Tutti i ricchi sono avidi e meschini, amico! Oh, la pensi proprio così? Sì, è sfortunato, ha imbrogliato tutti noi per tutta la vita! Non mi interessa che abbia imbrogliato, Dimon, ma ha una vita fantastica! Cavolo, Odisseo, sei proprio troppo giovane per rendertene conto, comunque! Oh, Dimon, guarda, stanno bevendo un cocktail, anch'io voglio un cocktail! Non preoccuparti, Odisseo, preparerò due cocktail, rilassati, guarda, andiamo! Va bene, spero che ci prepari dei cocktail buoni! Dai, guarda, avremo bisogno di due bottiglie, tieni okay. Questa! Ottimo, tagliamole, ecco qua, così, vieni qua, ecco, così, prendiamo un po' d'acqua... Dimon, ti piace questo? Diamo un'occhiata, sì, il colore è fantastico. Strappiamo una foglia, buttiamola dentro. Adesso dobbiamo mettere del ghiaccio. Prendiamo dei sassolini così e laviamoli. Ecco fatto, ora li mettiamo nel cocktail. Guarda qui, anche tu ne hai un po' addosso. Ecco fatto, ora tocca a te, abbiamo un super cocktail. Sei sicuro? Ma sì, amico, rilassati, io lo bevo tutti i giorni. Cavolo, Dimon, non voglio un cocktail del genere, voglio quello dei ricchi. Loro, delizioso cocktail del bicchieri d'oro. Cosa? Stai dicendo che il mio cocktail non è buono, amico? Va bene, Dimon, non stavo scherzando, sì, non è male. Salute! Sì. Wow, wow. Ecco, fantastico. È un cocktail molto rinfrescante. Proprio quello che serve. Guarda quanti materassi gonfiabili che abbiamo. Ma ti dico la verità, sono stufo. Ho bisogno di comprarne di nuovi. Sei pazzo, Stas, dove li mettiamo? Dovremmo fare una nuova piscina in casa allora. Non c'è nessun problema, tesoro. È facile da fare. Comunque vado a fare una nuotata in piscina. Vai, vai, io vado a fare shopping da Gucci. Opa! Fantastico! Cavolo, amico, che riccone! Cavolo, che invidia! Anch'io voglio un materasso gonfiabile! Dai, che tipo di materasso vuoi? Te lo trovo io! È facile, dai! Vieni! Sei sicuro? Un attimo solo! Ok, sto aspettando! Spero che trovi qualcosa di bello! Ragazzi, dove lo trovo un materasso gonfiabile? Cavolo, ragazzi, che schifezza! Mi è venuta un'idea! Potrebbe funzionare! Sono così intelligente! Ehi, l'ho trovato, guarda! Oh, Dimon, che cosa hai trovato? Guarda! Siediti dentro ed ecco il tuo materassino! Sei sicuro che funzionerà? Non ti fidi di me? Entra, ti dico, dai, entra! Sì, mi fido di te, davvero! Ogni tanto devi usare il cervello, sto facendo tutto questo per te! Dai, entra, entra! Oh, che figata! Sì, è fantastico! Oh, amici, devo dirvelo, questo è il peggior materasso del mondo! Odio questa miseria! Ehi, questa pallina è sporca! Che schifo! Noi ricchi non dovremmo avere palline sporche! Un'altra pallina sporca! Che diavolo è questo? Cosa c'è che non va, Odisseo? Non lo cosa so! Cosa è stato quello? Una specie di pallina! Devono essere caduti dal cielo! È sicuramente un dono di Dio, Odisseo! Sì, che figata!
Senti, amico, questi ricchi sono davvero molto avidi. Sì, ma sono felici. Sì. Ehi, cameriere! Cameriere! Vieni qui, dai! E perché sei ancora qui? Non sei insieme a marito e sta chiamando? Come vuole? Cosa vuole, signore? Voglio quella ciambella gonfiabile laggiù! Me la porti subito! Come vuole, signore! Sto arrivando! Forza! Forza, forza, sto sbrigati! Un minuto! Vai, veloce! Opa, dai, non questa! Adesso, solo un minuto! Ecco, signore, a lei! A lei! Ok, grazie! Desidera qualcos'altro? Vorrei che mi lasciassi in pace, dai, vai via! Via, via! Ok, me ne vado! Amico, questa piscina è terribile! Ma dai, amico, meglio una piscina così che nessuna piscina! Capisci cosa intendo? Andiamo a vedere cosa fanno i vicini! Dai, tanto non abbiamo niente da fare, forza! Oh, il nostro fratello ricco sta dormendo! Sì, e sua moglie si è addormentata! Lasciamoli dormire, va bene? Andiamo, dai! Sì, andiamo! Guarda, la guardia e il cameriere se ne sono andati! Credo che questa sia la nostra occasione per entrare! Dai, ora che dormono, abbiamo la possibilità di entrare! Cosa? Sei pazzo? Saremo anche poveri, ma siamo delle persone educate, non come quei ricchi e quegli imbroglioni, amico! Noi non siamo così! Ma comunque, amico, voglio nuotare nella loro piscina e nuotare sui loro materassi gonfiabili! Va bene, sei mio fratellino, non posso dirti di no! Forza, sali, forza, sali, andiamo, dai! Andiamo, di monno! Su! Ancora! Su! Sì. Forza! Sollevami! Fantastico, amico! Oh mio Dio, è bellissimo qui dentro! Piano! Oh, che casa che hanno! Dai, ma che cos'è questa cosa? È una pinna di squalo di plastica! Possiamo farci un bello scherzo! Dai, indossala! Sei sicuro? Sì, certo, perché no? Il bene di questi egocentrici! Sì, sono dei ricchi egocentrici, mettila! Li prenderemo in giro, io vado a nascondermi, va bene? Ottimo! Sì. Ora vado in piscina, ragazzi! Ora guardate, amici, mi trasformo in uno squalo! Guardate cosa sto per fare, sarà molto divertente! Amici, mi sto nascondendo qui, ragazzi, penseranno che sia solo una fetta di pizza, sarà molto divertente. Cos'è successo? Squalo! Da dove è venuto? Aiuto! Che cosa è successo? Squalo! Guardia, aiuto! Che è successo? Non vedi? C'è uno squalo! Vai a prenderlo! Subito, vado! Aiuto! Prendilo, squalo! Prendilo! L'ho preso! Oh, quindi è una persona? Sì, è una persona, ho un'altra cosa da fare. Cos'altro? Adesso lo vedrà, mi aspetti qui. No, ragazzi, mi ha preso! Ben fatto, guarda, vuol dire che non lo pago per niente! Che succede? Lasciami in pace, schiavo dei ricchi, lasciami in pace! Eccone un altro! Maledetti ricchi egocentrici! Non capisco, che cosa ci fate voi due nella nostra casa, sporcaccioni? Siamo due fratelli, riccone! E siamo poveri perché tu hai portato via l'eredità di nostro padre! Cosa? Non ti conosco affatto, non ho mai avuto dei fratelli loser! Neanch'io vi conosco, ma qui dentro c'è puzza, è meglio che vado a fare una nuotata in piscina! Sarò anche un senza tetto, ma non sono avido, capito? Parlate troppo, barboni! Svergognato! È meglio che nuoti nella mia piscina. Oh, che bello. Cameriere, mi porti qualcosa a mangiare? Grazie mille. Buon appetito. Grazie. Sembra delizioso. E anche d'oro il mio colore. Sembra delizioso. Ehi, tesoro, sono geloso. Ne mangi un boccone anch'io. Oh, di mo' ho fame! Sì, amico! Ehi, non mangiamo da 3 giorni! Date qualcosa da mangiare anche a noi, avidi! Avete fame, eh? Ho un'idea migliore! Forse vuoi guadagnare? Dovete guadagnarvi il cibo! Guadagnare? Come facciamo a guadagnare soldi? Per 10 euro devi pulire tutta la piscina! Per 10 euro pulire la piscina? Di cosa sta parlando? Sì, non ho una cattiva idea! Ah, siamo d'accordo! Ehi, cameriere, porta questi poveri fratelli tutto il necessario per pulire la piscina, così guadagneranno un po'!
Prego, iniziate, dai! Dai, 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 inizia! Cosa c'è che non va di mon? Non mi sento bene, mi giro la testa di Seo, aiutami! Che schifo! C'è un barbone alla piscina, che schifo! Che schifo, barbone, puzzi! Aiutami, non mi sento bene, aiutami! Cavolo, fratello, cameriere, dove sei? Pulisci la piscina, igienizzala! Te l'ho detto, sono delle persone molto cattive! Andiamo nella nostra piscina! Andiamo subito, andiamo! Andiamo, preferisco essere un barbone per tutta la vita che essere amico di voi idioti! Sì, sono d'accordo! Ciao, loser! Siete in arresto! Cosa? Per cosa? Cosa abbiamo fatto? Avete rubato i soldi della famiglia! Cosa? Chi ti ha detto questo? Vi metterò in prigione! Perché? Perché no, per favore, no, 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 per favore! Non volevo rubare! Non volevo! Seguitemi! Stas, giochiamo a carta forbice pietra e il vincitore si aggiudicherà una grande piscina e 1000 euro! Chi perde riceve una piscina piccola 10 euro! Forza, andiamo! Pietra! Sasso, carta forbice! Ciao! Ho una piscina costosa! Ok, credo che non sia un problema. Vediamo ora quali sono le piscine in arrivo. Questa intera piscina è mia! E ho 1000 euro da spendere! Organizzerò una grande festa! Comprerò palloni, materassi gonfiabili, cibo, bevande e mi divertirò un mondo! Ragazzi, che diavolo è questo? Guardate che piscina mi hanno dato! Riesco a malapena a entrare qui dentro! Cosa ci farò? Questa è una piscina per un bambino piccolo! Ragazzi, io qui non ci sto! Come farò a nuotare qui dentro? Non è giusto! Questo è davvero ingiusto, ragazzi! Ragazzi, ho comprato 1000 palline con i miei soldi! E le getterò tutte in piscina! Inoltre, ragazzi, con questi soldi ho comprato un sacco di materassi gonfiabili. Quello è il mio unicorno e posso galleggiarci sopra quanto voglio. Ed ecco la mia pizza, ragazzi. Ho un po' di fame, ma mangerò più tardi. Ah, e qui, ragazzi, ho un fericottero. Posso dormirci sopra. Ah, e questa è la mia barca. Sarò io il capitano. Inoltre, ragazzi, ho una ciambella e un'anguria. E voi quale preferite, la ciambella o l'anguria? A me piacciono tutti perché stasera c'è una festa e ho i soldi. Ho anche questo castello gonfiabile. Hoppa! E soprattutto ho uno scivolo gonfiabile. Mettiamolo dentro. Sono pronto a fare festa! Ora aspettiamo i nostri amici, andiamo a fare una nuotata sulla pizza! Ragazzi, c'è un problema, non c'è acqua nella mia piscina! Devo chiedere un po' a Dimon! Dimon, dammi dell'acqua! Sì, Stas, prendi dell'acqua, ma non troppa! Non dimenticarti che io sono ricco e tu sei povero! Ok, Dimon, ok! Certo, come no, ne prenderò quanto mi serve per la mia piscina! E chiamerò i miei amici, così ci divertiremo. Credo che i veri amici verranno da me. Chi se ne importa dei soldi di Dimon? Tutti gli amici verranno da me. A few moments later. Oh, ciao Raffaello. Oh, ciao, come stai? Va? Siete venuti a trovare me? Da me siete venuti, amici miei? Ragazzi, che ne dite? Andiamo nella piscina di Stas o quella di Dimon? Do Dimon, veramente, sì. Do Dimon. Ragazzi, voi siete i miei amici, dove andate? Perché da Dimon? Ma che piscina è? Così piccola. Guarda che piscina che ha Dimon, andiamo. Farò data, sì, eh? Andiamo! Sì, forza! Che figo! Come va, Stas? Sei invidioso? Guarda che piscina che ho, guarda che compagnia che ho! Non sono amici, sono dei ratti! Mi hanno tradito per denaro, che tu hai un po' più di me! Io sto bene nella mia piscina e non sono affatto geloso! Ok, Stas, come vuoi tu? Ora vado a divertirmi alla mia festa! Alla nostra festa! Blah! Solo gelarmi, ragazzi! E non dimenticate di iscrivervi per essere come me, Raffario! Solo gelarmi! E la vita è una cosa fantastica! Ragazzi, una festa senza musica! Questo è inaccettabile! Ho portato una cassa! La festa continua con la musica! Andiamo!
Oh, amici, guardatemi, io qui ci sto a malapena, ma farò la mia festa ugualmente. Io quelli non li invidio, non li invidio affatto. Siete pronti, ragazzi? Sì, 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 andiamo. È una truffa, ragazzi. Ragazzi, io sono il re e questo è il mio castello. Cosa stai facendo, eh? Faccio quello che voglio, perdente, invidioso. Sei geloso perché mi diverto più di te. Uno, due, tre. La vita è bella, ragazzi. Sono l'esercito GL. Ragazzi, ok, forse sono un po' geloso, ma ora mi farò un cocktail. In realtà sarà acqua, ma dirò a tutti che è un vero cocktail, perché non ho molti soldi. Avevo solo 10 euro, capite, ragazzi? Che cocktail delizioso! Non siate gelosi, ragazzi. Stanno rotolando giù per lo scivolo. Forza, ragazzi, forza! Sono Raffario! Uno, fantastico! Due, tre! Sì, 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 fantastico! Festa, festa! Rotolo giù per lo scivolo, anch'io ho lo scivolo, ragazzi, questo l'ho comprato usato per solo 5 euro, 5 euro per la piscina, 5 euro per questo e i miei soldi sono finiti, adesso lo farò anch'io. Si romperà. Ragazzi, il mio scivolo si è rotto, che sfigata. Brutto scivolo, mi siedo in piscina da solo. Mi rinfresco in altro modo. Ragazzi, Stas si sta schizzando da solo. Dai, aiutiamolo. Andiamo. Fermatevi, fermatevi, fermatevi. Basta, fermatevi, basta, fermatevi. Basta, basta, basta. Cosa siete, uomini o animali? Fondamentalmente, Stas, siamo tutte persone animali. Vi odio tutti, smettetela, vermi. Allora, ragazzi, propongo di fare una sfida. Adesso chi si tufferà meglio vincerà 100 euro! Oh, fico, ragazzi, ci sto! Sì, ci sto! Fantastico, grande! Bravo! Andiamo! Ragazzi, siete pronti? Sì, pronti! E anch'io sono pronto, Dimon, farò un tuffo anch'io! Sì, Stas, fai un tuffo anche tu nella tua piscina! Ok, va bene, mi tuffo nella mia piscina, però così posso colpire la testa, perciò farò il tuffo in modo diverso, guardate! Oh, ho vinto, ho vinto! Ci puoi scommettere! Allora, ragazzi, salto per primo, andiamo! Grande! Salta! Ora io, uno, tre! Ragazzi, scrivete nei commenti chi pensate che sia il miglior tuffatore. Io gli darò 100 euro! Ho vinto, ragazzi! Scrivete nei commenti che ho vinto io. Non vi dispiace per me? Sono seduto in una piscina piccola, non ho compagnia, non ho nulla. Scrivete che ho vinto. One hour later. Ragazzi, ho un'altra sfida per voi. Chi vince la sfida vince il mio cocktail. Io! Dai, Tibia, qual è la sfida, Prendete ora questi due spadoni. Starete nella mia piccola piscina e dovrete fare della scherma. Chi uscirà dalla piscina perderà. Chi vince si aggiudica il mio delizioso cocktail. Sì, sì, ci sto, sì. Adesso inizia la battaglia per il mio cocktail, ora! Andiamo! Grande Odisseo, hai vinto il mio cocktail! Dolome, fammi bere! Buono, buono, un cocktail... Cosa diavolo hai fatto? Perché? È solo acqua, non è un cocktail! Sei proprio un imbroglione! Se non ti piace il mio cocktail, allora ciao ciao! Volete andare contro Stas Papa, Volete mettervi contro Stas Papa, No! Nessuno si mette contro Stas Papa! Volevo fare questa sfida e farvi ridere un po'. E voi tutti mi prendete in giro, non piaccio a nessuno. A few minutes later. Ragazzi, andiamo a bere la Coca-Cola. Quindi, sì. Vieni.
Prendi, grazie. Prendi questo. Grazie. Attenzione! Perché lanci le palle, eh? Date anche a me una Coca-Cola! Avido, anch'io ho sete! Ho sete, aiutatemi! Ok, 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 va bene. Stasse vuole una Coca-Cola. E io dico, ragazzi, facciamogli uno scherzo! Ottima idea! Sì, ragazzi, ottima idea! Forza, agitiamola! In modo che quando l'aprirà ci sarà un'esplosione! Ah, fantastico! Ottimo, andiamo a dare questa Coca-Cola a Stas! Sto arrivando! Ecco, Stas, tieni, fratello, prendi la Coca-Cola! Oh, Timon, sei il mio miglior fratello. Grazie mille per la Coca-Cola. Adesso la bevo. Sì, sì. Stas ha fatto un bagno nella Coca-Cola. Non è affatto divertente, Timon. Tu sei un truffatore. Tu sei in assoluto il peggior fratello del mondo. Sì, Stas, hai ragione. Sono il peggior fratello. Ma io sono ricco. Ciao, ciao. Sì, molto divertente. Ragazzi, volete mangiare una pizza? Sì! Ragazzi, per tutti noi ho ordinato una pizza! La pizza! La vita è bella! Sì, anch'io voglio la pizza! E tu, Stas, vai a comprare una pizza con i tuoi soldi? Ah, dimenticavo, non ne hai! Non siete affatto giusti! Non siete affatto giusti! Che bello! Allora, ragazzi, mangiamo la pizza! Ehi, che succede? Aiuto, ragazzi! Chiedetelo! Ehi, dove siamo, ragazzi? Ieri eravamo al mare a nuotare e in qualche modo siamo finiti qui. E cos'è questo posto? Non riesco a capire, qui tutto è fatto di cartone. Esploriamo questo posto e vediamo che cosa c'è qui. Andiamo. Sì, sono d'accordo, darò un'occhiata in giro. È solo una scatola vuota. Oh, che cos'è quello? Sembra una porta, lasciate che la apra. Odisseo! Cos'è successo? Oh mio Dio, è stato preso da una specie di mostro, Timon! Sì, Stas, dobbiamo trovare un'arma per evitare che prenda anche noi! Sì, Timon, hai ragione, ho paura! Dobbiamo assolutamente trovare delle armi! Oh, guarda, Timon! Ok, se ci fosse... Qua non c'è... Una pagaia! Ma non ci serve! Una maschera delle ossa! Mio Dio, cos'è questo posto? Un uomo è morto qui! Via da me! Aiuto! Aiuto! Stas, non preoccuparti, ho trovato delle armi. Oh, grazie a Dio, Timon, ne avremo sicuramente bisogno. Vedo che cosa c'è. Oh, ho trovato un walkie-talkie. Prendi, Timon. Ottimo, Stas, se ci perdiamo possiamo metterci in contatto. Sì, Timon, questo ci servirà sicuramente. Vediamo cos'altro c'è, amici. Oh, amici, sono dei vermi. Qualcuno deve averli preparati per cena. Penso che potremmo usare anche questi, non credi? Sì, prendili tutti! Spero proprio che riusciremo ad andarcene da qui! Metto tutto in tasca! Mettilo! Ok, qui abbiamo del cibo per pesci! Anche questo può essere utile, no? Sì, Stas, ci tornerà utile, perché non sappiamo cosa c'è dietro la porta! Hai ragione, ne metterò un po' in tasca, ok? D'accordo? Sì, prendi! E cosa abbiamo qui? Cosa c'è qui dentro? Questa sembra un'arma. E cos'è quella robaccia sopra? Prendila, Stas. Non so se ci serve, ma da un lato forse ci sono dei mostri enormi lì dentro e potrebbero essercene molti. Non voglio portare quella roba con me. Ce la caveremo con queste armi, Timon, lo spero. Sì, Stas, cosa facciamo adesso? Dimmi un po'. Prima di andarcene, Timon, dobbiamo trovare qualche indizio. Hai ragione, non sappiamo dove siamo, quindi mettiamoci alla ricerca di indizi. Sì, andiamo, vedi cosa c'è là dietro, Timon. Timon? Cosa? Ho trovato qualcosa! Diamo un'occhiata? Ok. Oh, è una specie di video. Vai avanti, premi play. Ottimo. Chiunque stia guardando questo video sappia che si trova in un laboratorio sottomarino dove sono stati condotti esperimenti segreti. Abbiamo inventato un liquido che trasforma gli esseri umani in mutanti marini e poiché c'è stato un errore nel sistema, quei mutanti sono probabilmente ancora all'interno. Hai sentito cosa ha detto, Timon? Adesso io inizio a capire qualcosa. Continuiamo a guardare. Sì. Stare in laboratorio per molto tempo è molto pericoloso. Bisogna stare attenti perché probabilmente tutto l'equipaggio si è trasformato in mutanti marini. Se state guardando questo video, in questo momento dovete sbrigarvi, perché probabilmente anch'io mi sono trasformato. Qui siamo in un mare di pericolo non solo per i mutanti, ma anche per l'aria che respiriamo qui. Sì, Timon, questo significa che questi mutanti hanno rapito Odisseo. Dobbiamo uscire subito e salvarlo! Andiamo da quella parte! Sì, andiamo! Andiamo! Timon, forza! Perché stai armeggiando? Sei molto lento! Va bene, arrivo! Forza!
Dimon, guarda! Siamo in acque profonde! È bellissimo! Sì, ma fa veramente paura! Oh, Dimon, hai visto? Proprio lì, guarda! No, non ho visto niente, non lo so! Devo essermelo immaginato, è come se avessi visto un mostro! È una cosa molto cattiva! Oh! Lo senti? Sì! Il laboratorio è dotato di un sistema di manutenzione automatica. L'accesso all'ossigeno è stato limitato. Dobbiamo riavviare immediatamente il sistema per ripristinare il corretto servizio. Oh, sì. Oh, Dimon, cosa facciamo? Dobbiamo dividerci e cercare una via d'uscita. Sì, Dimon, il tuo walkie-talkie è con te? Sì, sì, è con me. Allora, ci dividiamo e ci sentiamo se abbiamo bisogno di qualcosa. Sì, sì, sì. Ok. La prendo io la pistola. La prendo io? No. La prendo io? No. Ma se mi aiuti, ok, va bene? Mi raccomando, se ho bisogno. Sì, sì, dai, dividiamoci. Dai. Perché la sirena sta urlando? Non riesco a capirlo. Mi è cresciuta una pinna. Quei mutanti hanno messo delle trappole qui dentro. Non ci credo. Dobbiamo stare attenti. Spero di non diventare anch'io un mutante. Sono stato colpito da queste cose. Stas, mi senti? Sappi che ci sono delle trappole che mi sto trasformando in un pesce. Dobbiamo fare subito qualcosa adesso. Il più velocemente possibile. Oh mio Dio! Wow! Che cos'è, ragazzi? Comunque... Oh, Dimon mi sta chiamando! Dimon, mi senti? Non sento niente, ragazzi! Non sento niente! Incredibile! Guarda che bello! Oh mio Dio! Cosa mi è successo? Cosa è successo al braccio? Oh mio Dio, guardate il braccio! Mamma, devo strapparlo! Cos'è successo alle mie mani? Amici, sembro il signor Krab di SpongeBob! Oh mio Dio, ma è forte però! Posso tagliare le cose con quelle, guarda! Amici, cosa ci fa qui il tridente di Poseidone? E questa elica qui? Credo che abbia un senso. Qualcuno si è nascosto qui dentro e ha bloccato la presa d'aria per non far uscire l'aria fresca e ci siamo trasformati tutti in mutanti. Lo tiro fuori. Ce l'ho fatta. Forza. Sì, amici, funziona. Ora avremo ossigeno, aria fresca e sopravviveremo. E ora che riceviamo ossigeno, abbiamo guadagnato tempo. Mi domando da dove venga quel tridente. Beh, ha senso perché siamo sott'acqua e Poseidone è il dio del mare. Comunque dobbiamo continuare ad andare avanti. Non possiamo rimanere qui. Oh, ecco il pannello! Il sistema è chiuso qui dentro! Riesci a vederlo? È fermo a 11 gradi e non va bene! Dobbiamo fare qualcosa! Oh, guardate amici! Se provo a girare questo coso a sinistra oppure a destra, forse lo portiamo a una temperatura normale e tutto andrà meglio! Oh, non posso farlo amici, ho delle chele al posto delle mani. Non riesco a afferrarlo, cosa faccio? Dai, pensa Stas papà, granchio, pensa bene e dai. Oh, se ci sono amici. Allora dobbiamo mettere una chela qui e l'altra qui e girare. Ecco, sta girando. Oh, amici, guardate, la temperatura è salita a 20 gradi. Ha funzionato amici. Stas, sei tu? Sì, sono io, Dimon, cosa ci fai qui? Perché assomigli al signor Krab? Tu mi dici questa cosa, ti sei visto? Sembri un baby shark. Ehi, non è divertente, eh? Ehi, smettila di prendermi in giro. Dico quello che voglio, baby shark. Smettila. Ok, andiamo a cercare Odisseo, andiamo. Acqua. Oh my god, che succede, Dimon? Non è uno scherzo, siamo in una situazione difficile, stiamo per affogare. Annegheremo, Dimon, dobbiamo correre più veloce. Più veloce. Dai, corri, forza, andiamo da Odisseo. Andiamo. O annegheremo qui, che guai. Odisseo, cosa ti è successo? Oh, ragazzi, che cosa succede? Cosa ci fai qui, in questa stanza? E perché sembri una sirena? Per quanto mi ricordo, le sirene sono tutte belle, non come lui! Ok, ma almeno le sirene sono di un livello superiore, voi siete dei barboni! Non è carino! Comunque, Odisseo, spiegaci come ti sei trasformato in una sirena e cos'è questa stanza dove siamo adesso! Sono stato catturato da dei mostri e mi hanno fatto un'iniezione e ora mi sono trasformato in una sirena, ragazzi! Quindi dobbiamo fare qualcosa!
qualcosa per tornare ad essere persone normali. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa in questa stanza, ok? Sì, sono d'accordo, andiamo, andiamo. Ok. E io come farò a cercare, ragazzi? Che cos'è questo, amici? Guardate qui, anche loro erano persone e ora sono qui. Creature spaventose e incomprensibili, amici. È tutto finito per loro. Spero che riusciremo a salvarci in tempo. Odisseo, che cos'è questo? Questo dispositivo, Dimon, può trasformarti in qualsiasi creatura tu voglia! Bene, se questo dispositivo può trasformarti in qualsiasi creatura, ebbene può farti tornare anche essere umano! Penso di sì, proprio! Ottimo, dovresti entrare e provare, solo che non sappiamo come usarlo, hai capito? Non lo so nemmeno io, amico! Dai, dai, forza, forza, entra! Forza, forza! Odisseo, sei pronto? Sì, sono pronto! È arrivato il momento di trasformarti in un essere umano! Allora, quale pulsante premiamo? Quello rosso o quello blu? Certo che è rosso, Dimon! Penso che il rosso sia il colore del pericolo, Stas! No, il rosso è un buon colore, hai fatto confusione, amici. Di solito il rosso non significa qualcosa di buono? Non credo, Stas, io premerei il blu. Parli molto, Dimon, basta! Ah! Oh, amici, spero di stare bene dopo questo. Spero davvero di sopravvivere. Odisseo, non preoccuparti, tornerai ad essere un umano, ne sono certo. Vedremo. Oh, cosa ti è successo di nuovo? Oh, Stas, credo che abbiamo peggiorato le cose. Sei impazzito? Che cosa mi avete fatto? Odisseo, niente paura, non ti vogliamo bene lo stesso. Che tu sia sirena o meno, vivrai nella nostra piscina, mangerai pesci, va bene? Sei pazzo, voglio solo essere Odisseo. Bene, abbiamo un altro pulsante, proviamo. Entra, entra, sì, entra. Proviamo, dai. Ecco, prendi, prendi, entra. Forza, forza. Spero, Odisseo, che questo sia d'aiuto! Lo spero anch'io! Credo che sia per trasformarsi in uno squalo! Dai, 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 vediamo, vediamo! Forza, Odisseo! Odisseo, sei tornato! È di nuovo un umano! Ha funzionato, amici, sì! Te l'avevo detto che se arriva il pulsante blu! Sì, ragazzi, mi sento così bene adesso! Ottimo, adesso voglio entrare io per togliermi di dosso questa pinna! D'accordo, vai! Entra, Dimon, entra! Vai, vai, vai! Forza, Dimon, sto premendo quella blu! Buona fortuna! Vai! Wow, Dimon, pensa, se n'è andata. Sì, sì, dammi 5. Adesso provi tu. Sì, ora ci provo, amici, è il mio turno. Sarò umano di nuovo anch'io. Forza, forza, dai, granchio, entra, sale, andiamo, dai. Dimon, sei pronto? Premi il pulsante. Sì, sono pronto, dai. Oh, il mio braccio. Cos'è successo? Qualcosa è andato storto? Ma allora, cos'è successo? Ha funzionato solo il 50% delle volte. Un braccio è tornato, ma l'altro? Che facciamo? Credo che la macchina si sia rotta sul più bello, non lo so. Ah, noob, ora ti è rimasto un solo artiglio. Prima ti prendevi gioco di me e ora io prendo in giro te. Ah, Odisseo, questo non è uno scherzo. Non puoi ridere di questo, dobbiamo andarcene da qui, hai capito? Oh, sì, hai ragione. Allora cosa facciamo? Ragazzi, non preoccupatevi, dobbiamo solo trovare le batterie e riparare questa macchina. Forza, hai ragione. Non è questo? Che cos'è questo? È un uomo delfino! Cosa sta dicendo? Lo capisco, stai zitto, ti ascolto, lo capisco! Sì, ho capito! Come fai a capirlo? Lo so perché lo capisco, amici, lo capisco perché sono per metà granchio! Sì, ha senso! Sei per metà granchio, allora traduci per noi! Calmatevi, ragazzi, gli parlerò! Che cosa? Ragazzi, capisco tutto quello che dice. Allora, amici, questo delfino mi ha detto che anche lui una volta era un essere umano. E all'improvviso, dopo le iniezioni che gli hanno fatto, è diventato questo. Metà umano e metà delfino. E ha anche detto che questo laboratorio è molto pericoloso. Ci sono altri mutanti qui dentro. Dobbiamo sbrigarci a uscire e far saltare in aria il laboratorio. Dobbiamo salvare l'umanità. Va bene, Stas, ma tu chiedigli come potremo uscire noi da qui. Ok, ok, ragazzi. Bene, ho capito, ho capito. Allora, ecco cosa ha detto, amici. L'uomo delfino mi ha detto che c'è un sottomarino qui da qualche parte e che dovremmo usarlo. Ma per trovarlo dobbiamo portarlo con noi perché ci aiuterà ad uscire. Va bene, uomo delfino, dai, aiutaci tu ad uscire. Sì, andiamo, 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 andiamo. Portate, laggiù, laggiù, sì, andiamo, andiamo. Ragazzi, l'uomo delfino mi ha appena detto che non viene con noi. Non può venire perché ormai è mutato e non potrà vivere una vita normale. Ci aiuterà e resterà qui da solo. Ce ne andremo da soli senza di lui. Grazie mille. Grazie mille, uomo delfino. Vieni, ti abbraccio. La porta si sta aprendo, ragazzi. Si sta aprendo. Forza, forza, la porta è aperta. Forza, ragazzi. Ciao, ciao.
Forza, ciao, uomo delfino. Oh, ragazzi, dove siamo finiti? Cosa sta succedendo? Credo che questi razzi debbano entrare lì dentro. Perché lo pensi? Penso che dobbiamo separare i missili per colore e mettere ogni colore che è segnato lì per far esplodere il laboratorio. Sì, è quello che ha detto il delfino, giusto? Cos'è quello laggiù? Credo stasse che sia il nostro sottomarino. Oh sì, giusto, giusto. Cosa facciamo ora, Dimon? Senti, dobbiamo smontare i missili e metterli lì dentro. Credo che l'ingresso sia proprio lì. Odisseo, entra, entra. Va bene, sì, entro, dai. Dai, entra, 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 entra. Bene, amici, sono pronto a mettere i missili al loro posto. Ah, bene, portiamolo lassù. E ora andiamo avanti. Va bene, Odisseo, infilalo, infilalo. Attento, più vicino, infilalo. Forza. Aiutami, Stas. Forza. Dammi una piccola spinta. È pesante. Oh, ok, è a posto, andiamo al prossimo. Bravi, ragazzi, ora solleviamo il secondo razzo. Dai, subito. Sì, 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 sì. Bene, 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 non su di me. Ok, sì, ok. Dai, ancora un po'. Ancora un po'. Così. Oh, eccolo, perfetto. Ottimo, ragazzi, bene, andiamo avanti, dai. Tutto fatto, abbiamo inserito tutti i missili. Sì. Ragazzi, guardate cosa ho trovato dentro. Mamma mia, cos'è? Ragazzi, questi mostri ci stanno inseguendo. Sono i mostri che mi hanno catturato. E da quello che vedo, ragazzi, stanno venendo verso di noi, guardate. Dobbiamo scappare immediatamente. Oh, guardate quanto sono spaventosi, ragazzi. Oh, guardateli, ragazzi, stanno arrivando. Mamma mia, che spaventosi. Tra 2 minuti il laboratorio esploderà. Quindi salite sul sottomarino il più velocemente possibile. Entrate in fretta. Oh, ragazzi, una brutta notizia. C'è posto solo per 2 persone. No, ragazzi, cosa facciamo adesso? Non c'è più tempo. Dobbiamo pensare a qualcosa per uscire da qui. Oh, cosa facciamo? Allora, non so cosa farete. Io entro, sono il più intelligente. Devo salvare l'umanità. Voi fate come volete. Stas, credo che dovresti andare. Forza, Stas, vai. No, fratello, vai tu. Sei il mio fratellino. Dovresti salire sulla barca. Hai tutta la vita davanti a te. Tanto io sono mezzo granchio. Non ho futuro. Vai via. Addio. Sbrigati, siamo in ritardo. Ti voglio bene, fratello. Addio, addio, addio. E io resterò qui a morire. Addio, Stas, ci mancherai tanto. Sei il miglior fratello. E ricordati che sarai sempre nei nostri cuori. Addio, non ci vedremo mai più. Andiamo. Ragazzi, ci vediamo in paradiso. Amici, manca 1 minuto, poi esploderà e ucciderà tutti quelli che sono qui. Devo riflettere a lungo e vedere se c'è ancora speranza, gente. Guardo, qui non c'è niente, cos'è questo? È una specie di medicina, ragazzi, vediamo. Oh, è vuoto. Oh, è vuoto. Anche questo è vuoto. Oh, e qui c'è un liquido verde. Forse lo berrò e non ho niente da perdere, magari. Non è cambiato nulla. Ha funzionato? No, amici, i mostri stanno arrivando. Stanno arrivando. Oh, la che l'hai sparita. Ho di nuovo la mia mano, sì. Dobbiamo pensare a qualcosa. Cosa? Oh, cosa c'è qui dentro? Oh, amici, una tuta da sub. Potrebbe tornare utile. Ok, adesso vediamo. Ok, bombole di ossigeno. Posso usarle per respirare sott'acqua. Oh, potrei usare anche questa. È una maschera subacquea, amici. Ecco, facciamo così. Serve per vedere sott'acqua. Oddio, cosa faccio? Stanno arrivando, amici. Il tempo è scaduto. Stanno... Aria fresca, finalmente. Ora aspettate, aspettate. Finalmente, amici. Oh, mio Dio. Chissà che cosa è successo a Stas. È là nel mare e non credo che lo rivedremo mai più. No, quella è stata la fine di Stas. Oh, ragazzi, ci tanto. Oh, Stas. È Stas. È Stas. Siamo qui! Andiamo! Andiamo! È vivo! Sì, amica! Ragazzi, è incredibile! Stas, come sei sopravvissuto? Diccelo! Sì! Ragazzi, è una storia lunga,
Ma sta spapà ce l'ha fatta! Sì! Abbiamo salvato il mondo! Allora amici, se vi è piaciuto questo video, per favore mettete mi piace! Iscrivetevi! Ci vediamo! E ci vediamo!